Dischi e Musica ospita Reverend Secret, benvenuto. Grazie, benvenuto a te, grazie di ospitarmi nel tuo spazio artistico. Allora, ti abbiamo ricontattato perché abbiamo ricevuto il comunicato stampa che ci parlava di questo nuovo singolo dal titolo Dea, un titolo che, come abbiamo letto anche nel comunicato, insomma, si riferisce al mondo della donna, la donna in generale. Sì. Tu hai voluto come dire, indicare nella donna anche una figura importante dal punto di vista umano. Assolutamente sì, ho preso la donna come punto di riferimento, faccio riferimento anche alla mia manager Amanda Archetti, che è stata l'ennesima volta mi ha ispirato questa canzone, perché con i suoi occhi, perché è un problema, ecco, visivo, è riuscita nonostante tutto a dare spazio a una grande fatica, chiamiamola così, a dimostrare tutta la sua femminilità in quello che è la sua essenza. Penso sia un esempio per tante donne questa ricerca, ecco, ossessiva nel brano della vera femminilità, in chiave esoterica, è un po' il cardine di questa canzone. Senti, c'è anche un videoclip che accompagna questo brano che noi nel frattempo stiamo vedendo. Raccontaci anche come lo hai realizzato. Allora, il videoclip è stato realizzato nelle Prealpi Bergamasche, in un contesto molto suggestivo, un paese quasi completamente deserto, anche per via del Covid, anche se è un paese turisticamente molto, molto frequentato, soprattutto in estate. Una cornice particolare, appunto circondata dalle Prealpi, nei quali si eguaglia, così come il precedente video, il talento del mio producer, videomaker e regista Luca Perderneschi, che è riuscito a riprendermi e a tradurre al meglio la canzone e a dare spazio in questo contesto magico. Da ricordare anche la partecipazione al video in chiave inedita di Amanda, che è riuscita anche a ben figurare come comparsa in questo lavoro. Senti, questo periodo, insomma, così difficile, così particolare, tu però sei riuscito, diciamo, ad avere un riscontro, anche perché, diciamo, ci siamo trasferiti tutti in massa sul web, tu sei riuscito, insomma, ad ottenere dei consensi molto importanti anche dal punto di vista delle visualizzazioni delle tue iniziative. Io conto sul primo video, quasi YouTube abbiamo due canali, è normale, contiamo oltre 70.000 visualizzazioni sul normale, abbiamo anche su Vivo circa altre 10.000 visualizzazioni, che in un periodo come questo, dove magari non c'è la possibilità, il più l'abbiamo fatto sui digital soldico, che abbiamo raccolto oltre 1 milione di stream, quindi penso se ne sentirà parlare di Reverendo Secret nel tempo a venire. Ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Ci ricordi anche questo tuo modo molto particolare di inforcare la chitarra e di suonarla in un modo che ci ha lasciato anche molto curiosi l'altra volta? È un metodo che ho ideato io moltissimi anni fa. Ero un ragazzino e giocando con la chitarra, sinceramente all'inizio non andavo al conservatorio, però mi volevo distinguere dalla massa, quindi ho cominciato a giocare con una chitarra classica, chissà quante corde avrò rotto prima di azzeccare. Mi è venuta fuori così questa accordatura aperta, me l'ho portata fino adesso e devo dire che un tratto distintivo che nel tempo si è andato rafforzando, tant'è vero che grandi personaggi della musica, chitarristi molto rinomati, mi hanno, ripeto, recensito in riviste e quant'altro proprio per questa mia caratteristica che mi differenzia da altri artisti, ecco. Però, ripeto, ognuno ha la sua peculiarità, quindi tanto di cappello per tutti gli artisti. Ok, ora sei chiaramente impegnato nella promozione di questo singolo, ma che cosa hai in futuro? Hai in mente qualcosa di particolare? Intorno a marzo abbiamo l'idea di fare un altro lavoro, quindi in progettazione già l'idea di fare un altro singolo, cioè di lavorare su un'altra canzone. Ovvio, ci sono un paio di programmi televisivi ai quali vorrei partecipare,
perché ci sono tutte le possibilità, ecco, di ben figurare, nonostante il periodo, ecco, non sia dei migliori per la televisione, insomma, cerchiamo sempre di stare sulla cresta dell'onda e di mantenere quel poco che abbiamo guadagnato nel corso del tempo, ecco. Quindi per la fan base è importante, ecco, farsi vedere nei talent, farsi vedere. C'è tanta gente che magari è contro i talent, io sono a favore, perché nonostante sia uno specchio consumistico, è una grande vetrina che può dare, come me, la possibilità da sconosciuto di diventare comunque un personaggio conosciuto, e quindi dico famoso, ma conosciuto, che si distingue e che ha il suo seguito. Quindi consiglio a tutti i ragazzi di provarci. Può andargli anche bene e cambiare la vita, questo. D'accordo. Allora, grazie Reverendo Secret di averci dedicato un po' del tuo tempo e di averci parlato di questo singolo Dea. E ci attendiamo, insomma, per il prossimo futuro, per averti ospite di nuovo nella nostra trasmissione. Grazie. Mayday, mayday, I'll be sure, mayday.